Questa qui potremmo dire che è la nomenclatura del puer. Quando diciamo puer in una parola, cosa diciamo? O quando diciamo clianza, slio, quando diciamo eros, diciamo un mondo di una complessità estrema che contiene transculturalmente, questi sono di Hillman nel Puer Eternus. Il puer è l'eroe, il fanciullo divino, l'eros, il figlio del re, il figlio della grande madre, Hermes, Mercurio. Il briccone, il messia, personifica le potenze spirituali trascendenti, le manifestazioni dell'aspetto spirituale del sé, i messaggi o le chiamate dello spirito, la scintilla umida, l'originario senso dinamico dello spirito, la vocazione. Esprime quindi la direzione verticale, lampi di genio, l'accesso diretto allo spirito, l'intuizione profetica, il gusto estatico, l'entusiasmo spirituale, la realtà, l'amicizia, l'idealismo. La natura primordiale, l'affinità con la bellezza, l'essenza angelica, il senso di essere portatore di un messaggio, l'esaltazione dell'eros, l'eterno divenire e via di seguito. Quindi questi sono concetti, quanto più faccio esperienza del pure riconosco, però se ho la mappa, ecco, guarda, è vero il messaggio, ecco la forza dell'eterno divenire, ecco il messia, nel senso di un maestro interiore che mi guida. Lo slancio, la direzione verticale, l'insight, la genialità, il figlio della grande madre. Madre, io sono qui, mi rendo a te e quindi sento di conseguenza la tua forza che mi fa salire. Quindi la capacità di costruirsi una ricchezza fenomenologica, una nomenclatura. Quanto più nomi io ho, quanto più io nella mia esperienza li riconosco. Quindi non c'è separazione tra la conoscenza e l'esperienza. Quanto più io ho costruito delle mappe che mi aiutano a riconoscere il territorio, quanto più posso vivere un territorio espanso. Quindi quando lavoriamo col puer, come archetipo, lavoriamo con questa infinità di mappe archetipiche. Allo stesso modo, la via in su, la via in giù. Allo stesso modo è possibile riconoscere le ombre del puer. Questo vuol dire che in ogni istante, ogni volta che tu ricevi un messaggio, ti senti maestro, senti il flusso del divenire, c'è il rischio dell'ombra lì in agguato, che è il narcisismo, per esempio, l'atteggiamento fallico, passivo, ardente, ispirato, effeminato, capriccioso. Ah, per esempio, il figlio di papà, il cocco di mamma, cioè. È ovvio che quanto più tu sei stato protetto e è stato accudito il tuo puer, quanto più tu ti senti onnipotente e tu ti senti che non hai fatto fatica e quindi ti sembra che non debba fare fatica che qualcuno ci pensa per te, e di seguito è comprensibile tutto questo discorso della mancanza di senso della realtà. Se tu ti devi rimboccare le maniche cavate nella vita, è evidente che apprezzi di più che non se hai tutto pronto. E quindi la perenne provvisorietà adolescenziale, la tossicodipendenza. Anche qui se leggi la tossicodipendenza come un'ombra del puer, hai a disposizione una serie di risorse per avere a che fare con impazienza, fretta, labilità emotiva, variabilità dell'umore, non sa ascoltare, non sa imparare, con la presunzione di uno che pensa di sapere già tutto, no? Si sa che quanto meno sai, quanto più che devi sapere. Il famoso so di non sapere di Socrate, eccetera, eccetera. Gli eccessi, pensa alle notti in discoteca e via di seguito. Legami impropri con la grande madre, quella dipendenza simbiotica con la madre, l'oralità, fantasia di onnipotenza, liberatore di esperienze profane per fame di esperienze eterne. Quando vedi, appunto, a proposito del peccato che è un non ancora, quello slancio di mondanità, quello slancio di vita che passa attraverso alcol, droghe, sesso e via di seguito, sta dicendo semplicemente che c'è quell'anelito di esperienze eterne che sono ancora su un piano più grezzo, no? La spinta è la stessa, per questo che la repressione, la morale, sentirsi in colpa e via di seguito sono tutte situazioni che bloccano questo eros in viaggio. E quindi essere totali in un atteggiamento il più possibile consapevole, quindi tu genitore, semmai o tu mentore, tu senex, dovresti creare le condizioni per
perché il figlio piuttosto che possa vivere in modo safe la sua immersione di dove sta passando. Sete di successo, potere, iperattività, ribellione. La ribellione anche qui ha due facce, ovviamente. La ribellione costantemente agli schemi imposti è la forza dell'eros, ma la ribellione tout court, la reattività, ovviamente è l'ombra della, quindi discernere tra reattività, potremmo dire, e autentica e sana ribellione. Azione senza conoscenza, ovviamente quando si dice collega la testa al cuore, no? Prima di agire collega il cervello, in qualche modo. Il cuore è bien su e bien giù, in tutte le sue componenti, è il luogo dove si unifica la bien su e la bien giù. Ecco, possiamo dire, se vogliamo comprendere il significato di essere nel cuore, secondo questo sguardo possiamo dire è il luogo dove io sono consapevole, dove si sta incontrando la bien su e la bien giù, io sono consapevole delle componenti in gioco della bien su e della bien giù.